entrati in qualsiasi posto c'è, l'affluenza è stata oltre quello che erano le nostre aspettative, ma l'iniziativa e la giornata è talmente importante che possiamo stare un po' stretti per il tempo necessario per finire, per fare quello che dobbiamo fare oggi. E i bambini, se c'è qualche sedia, si possono accomodare nei banchi del consiglio, dividersi qualche sedia. Noi ora procederemo con l'inno italiano cantato dai bambini, dai ragazzi, dalle bambine e dalle ragazze della scuola di musica di Scandicci e dall'Accademia Musicale dal Coro delle Voci Bianche della scuola di musica di Scandicci e dall'Accademia Musicale di Firenze. Poi procederemo alla consegna di tre attestati del Presidente del Consiglio a tre nostri vigili per l'aiuto che abbiamo portato al terremoto, purtroppo non dell'Emilia ma ancora quello dell'Aquila. Poi inizieremo la consegna degli attestati della cittadinanza ai bambini e cercheremo di farlo in ordine alfabetico, ma i doppi cognomi e le cose un po' difficili, può darsi che qualcuno ci sfugga anche dall'ordine alfabetico. Quindi ora partiamo con l'inno. Durante la consegna degli attestati di cittadinanza il coro di voci bianche lo alternerà con delle canzoni, delle filastrocche di Gianni Rodari, che penso che tutti chiaramente conoscete. Quindi se ci siamo, io partirei con l'inno. Nati da genitori stranieri nel giorno della festa della Repubblica.
L'attribuzione della cittadinanza onoraria, come ha avuto modo di affermare il Capo dello Stato, può rappresentare un prezioso contributo per un'opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul tema, anche se tale provvedimento non ha ovviamente un valore giuridico ma solo simbolico. L'iniziativa ha tuttavia il merito di riconoscere le seconde generazioni come parte integrante della nostra società. È evidente il disagio di tutti quei giovani che, nati o cresciuti nel nostro paese, rimangono troppo a lungo legalmente stranieri, nonostante siano e si sentano italiani nella loro vita quotidiana. È auspicabile che queste iniziative costituiscano uno stimolo a una seria e approfondita riflessione anche in sede parlamentare per una possibile riforma delle modalità e dei tempi del riconoscimento della cittadinanza italiana ai minori stranieri. Con questi sentimenti il Capo dello Stato invia a lei e a quanti partecipano alla cerimonia i più cordiali saluti, cui unisco i miei personali. Giulio Cazzella è il consigliere del Presidente della Repubblica. Intanto, che cos'è la Festa della Repubblica e cosa festeggiamo oggi? Perché abbiamo deciso di dare oggi la cittadinanza onoraria a voi? Oggi è il 2 di giugno, è la festa della Repubblica. L'Italia è una Repubblica, a differenza di altri stati in cui ci sono le monarchie, ci sono il re e la regina, noi invece abbiamo il Presidente della Repubblica che è eletto dal Parlamento e a sua volta è eletto da tutti i cittadini italiani. Il 2 di giugno la festeggiamo perché è nata la Repubblica, e però la parete un po' lunga, dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo la Resistenza e dopo la guerra di liberazione contro il nazifascismo, gli italiani decisero di lasciare da parte la monarchia e di scegliere la Repubblica. Il 2 di giugno festeggiamo la nascita della nostra Repubblica, che ha, quanti sono? Ha 66 anni, perché 66 anni nacque la nostra Repubblica, finì la guerra e nacque la nostra Repubblica. Allora abbiamo deciso oggi di consegnare agli attestati del Presidente del Consiglio a tre nostri vigili urbani che durante il terremoto dell'Aquila, insieme a tanti altri volontari e a tanti altri anche dipendenti della nostra amministrazione, andarono ad aiutare le popolazioni colpite dal terremoto. E poi anche la consegna, ma la lettera del Presidente della Repubblica parla di tutto questo, la consegna della cittadinanza onoraria a voi. Perché lo abbiamo fatto e qual è il senso? I genitori lo sanno già che il nostro ha un valore simbolico, perché non ha un valore legale, finché non viene cambiata la legge ha un valore simbolico. Noi auspichiamo che il Parlamento possa cambiare la legge e non dover aspettare i 18 anni per diventare cittadino italiano, ma diventarlo molto prima. Lo si può diventare come negli Stati Uniti appena si nasce, perché negli Stati Uniti si diventa cittadino americano appena un bambino o una bambina nasce, oppure, come avviene anche in altri paesi, dopo qualche anno, 4, 5, 6. Noi abbiamo deciso di dare, anche perché il numero sarebbe stato un numero molto più grande, ma abbiamo deciso di darlo ai bambini a partire dai 6 anni, perché a 6 anni incominciamo già a capire qual è il senso dell'iniziativa che facciamo oggi. Quindi da 6 anni fino a 18 anni meno qualche giorno, perché poi i 18enni tra qualche giorno veramente avranno la loro cittadinanza italiana. Perché io credo che i bambini che nascono sul nostro territorio, nelle nostre città, debbano essere sin da subito, comunque il prima possibile, cittadini italiani. Perché questo è un modo per fare meglio l'integrazione, per fare l'inclusione al meglio, ma perché è un gesto davvero di accoglienza, di solidarietà, di fare una comunità più coesa e più bella rispetto a quello che c'è oggi. E quindi scandisci
Scandicci è il secondo, il terzo comune in Italia che dà la cittadinanza onoraria ai ragazzi, perché primo è stato un comune della provincia di Torino, poi qualche altro comune a giro, questo ha fatto ricordo da questa settimana, che credo si sia il primo o il secondo comune in Toscana che facciamo questa cosa qui, e è stato il consiglio comunale, qui si riferisce il consiglio comunale, che ha deciso di dare questa la cittadinanza ai bambini. Ma procediamo, perché altrimenti la mattina chi mi prende passa la lettera del Presidente, perché la mattina è lunga, è caldo, e quindi cerchiamo di fare il prima possibile. Allora, io chiamerei per l'attestazione del Presidente del Consiglio dei Ministri che rilascia l'attestato di pubblica benevolenza a Francesco Ferri, nostro agente di polizia municipale. E voglio anche pubblicamente ringraziare tutta la polizia municipale, perché l'altro giorno abbiamo dovuto affrontare una persona che non era propriamente in sé, quindi ha cominciato a sfasciare l'ufficio, a buttare roba dalla finestra, volesse buttare di sotto dal quarto piano, e la polizia municipale con grande tempestività è intervenuta, hanno salvato la vita a questo signore e lo hanno fermato nella sua pazzia distruttrice del nostro comune. Quindi grazie, perché davvero avere una polizia municipale in grado di fare queste azioni significa avere una città che è più sicura. Quindi grazie per il lavoro che fate. Marta Villi è l'altra nostra agente. E Luigi Rossi. Vedete queste persone a giro per la città, ma ho visto anche il maresciallo, il comandante della stazione di Scandicci De Angelis. Quando vedete queste persone, o in altre parti anche la polizia, ma insomma intanto vi dovete sentire più sicuri, perché queste persone stanno attenti anche a quello che succede nella nostra città, e che le persone rispettino le regole, sia le regole per strada sia le regole a giro. Quindi vi dovete considerare come amici vostri a cui rivolgersi quando c'è qualche problema o qualche bisogno, va bene? Grazie. Quattro filastrocche dei Rodari e poi iniziamo con la consegna.
prima, però abbiate un po' di pazienza se qualche ordine alfabetico non lo rispettiamo, e partirei con Sharmila Abbas Mubarak. C'è? Non c'è. La prima. Andiamo avanti. Non è la ripresa, potrebbe essere la nipote Mubarak davvero, si chiama Mubarak. Questa. Allora, proviamo con Marwan Abdelaziz Ibrahim. Ecco, un applauso al primo. Allora io farei più veloce e gentilei Nadia Abdelaziz Ibrahim. Harrison Priscu.
C'è? No. Camila Alessia Cabezas Vendesu. Nicola Carcaxia. Ardin Celi. Thank you.
tre fratelli abbiamo Joe Willy, Monja, Sara. Iman e Giovini Gadigia. Cala Morella. Non c'è. Casai Isabella. Abbiamo un po' di fratellini ora, Kershun Samir. Kershun Samir. Poi abbiamo Kershun Mohamed Amin e Kershun Marva. Kabuchi Jasmin Amar. Curuculatoria Peiris Jessica. Curuculatoria. E Curuculatoria Peiris Matteo Capisca. Vabbè. Lel Gai Giosefina. Licaju Diego e Licaju Melissa. Gli ultimi tre prima del coro, Liu Ji Lu Stefano, Liu Lia Giulia e Liu Ji. Thank you.
fa un po' di silenzio davanti, dietro, anche grandi, per rispetto al coro, grazie. Poi mi spegno su questo microfono. Monteanu Erika Giannina.
figli Esther e una figlia Luisa. Nasa Melissa, Nasa Ellison e Nasa Davis. Andreu Fiorella. Ecco Andreu Fiorella. Nikai Alvin, Nikai Dennis, Nikai Enea. Enea. Odice Princess Abeyuma. Odice Silvia Elogosa. Martina Adina. Ecco. Oroia Chimio Elsie Gabriella e Oroia Chimio Alessandra Cris. Ricordate i discorsi stavate, eh? Osmani Claudia, Osmani Amide e Osmani Vera.
la bugia era obbligatoria. Quando spuntava il sole, c'era subito uno pronto a dire: che bel tramonto! Di sera, se la luna faceva più chiaro di un faro, si bagnava la gente. Poi che notte bruna, non ci si vede niente. Se ridevi, ti compativano. Poveraccio, peccato, che gli sarà mai capitato di male? Se piangevi, che tipo originale, sempre allegro, sempre in festa, deve avere milioni nella testa. Chiamavano acqua il vino, seggiola il tavolino, e tutte le parole le rovesciavano per veleno. Fare diverso non era permesso, ma c'erano tanto abituati che si capivano lo stesso. Un giorno, nel paese dei bugiardi, capitò un povero metto che il codice di bugiardi non l'aveva mai letto. È matto dalle gare, dice sempre la verità, ma no, ma via, ma va. Parola d'onore, è un pezzo interessante, verrà nell'attestante 501 professore per studiargli il cervello. Thank you.
continuiamo con le... Chi conosce le filastrocche di Rotari, perché vedevo che tanti bambini le cantavano, però nel repertorio del coro non hanno cantato una, non hanno cantato una filastrocca in cui si parla di un signore di... e che faceva... No, i bambini, mamme no, è troppo facile. Le maestre, no, le maestre, allora cosa più facile? Che faceva il signore di Scandicci? Un dono, castagno, mangia felici. Roberto Menichetti, molti di voi lo conosceranno, è la nostra colonna dell'ufficio immigrati e abbiamo noi l'onore, ma anche l'abbiamo fatto, l'abbiamo tirato su questo ufficio, di essere l'ufficio immigrati, diciamocelo, di riferimento di tutta l'area fiorentina e quindi dare questa andiamo avanti, allora what is AMSA? Allora, Pia Caroline e Pia Delia. Mayuga Mirko. Perché i bambini della Rotari sono alcuni impegnati in un altro concerto che stanno facendo all'Aurora e quindi qualcuno di questi non c'è. Lui invece della Rotari invece c'è. Mirko. Ribeiro Brito Cristian. Ribeiro, ecco. Matteo e Salim Sale Marco. Sandica Nicola. Nicola Sandica. Non vuole venire, vieni qua. Oh, ecco. Shen Chiara e Shen Nicolò. Sollacu Archi. Sollacu Archi. Tansu Anna Maria. Tansu Anna Maria. Tansu Roger. Andiamo avanti. Tarus Christian.
Valdivia Ramirez Nicolas Alessandro. Nicolas è da poco diventa italiano davvero, da quasi 18 anni. Basket Agurto Rosalind e Basket Agurto Jennifer. Villegas Mercado Lorenz Domenic, Villegas Mercado Durdestian. Domenico.
Legas Mercado, e Veronica Salib Saleh. Riccardo Tadraus. Vado, aspetta, li prendo via siamo l'ultimo
minuto di pazienza. Thank you.
insieme. Lassù. E quindi i genitori vengono avanti perché non possono cantare l'inno d'Italia di fronte a delle sedie vuote. Io ringrazio davvero tutti, una bella festa, ringrazio la dottoressa Cao che insieme a Roberto Benedetti hanno lavorato e la prossima festa la faremo quando il Parlamento farà la nuova legge in modo tale che la cittadinanza diventiamo cittadini italiani un po' prima rispetto adesso, poi giù c'è un tè e un po' di biscotti offerto dall'associazione Nosotras giù sotto le scale. E se ci riusciamo vediamo se facciamo la fotografia tutti insieme in piazza, va bene?